Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Cose a caso. Oggi parleremo dell'annosa questione della verità e della finzione che fa la rima. Fin dall'antichità la questione di dire la verità non è stata tanto una questione sviscerata da filosofi, filosofi e pensatori vari, ma più tanto un problema quotidiano della gente che diceva, gli dico la verità, ma se poi questo mi rompe le palle. Risolvendo così che mentire ogni tanto è meglio, cioè più facile. Ricordiamo difatti il famoso adagio recitato da Coso, da Tognazzi nel film I Mostri, che insegnava a suo figlio così. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci. La verità, poi, d'altronde, è una questione assolutamente soggettiva, ognuno ha la sua. E a seconda di qual è il tipo di verità che cercheremo, troveremo quella verità lì, capito? Che poi stai lì a parlare, a discutere con uno che ha un'altra visione della vita. Ma sì, gli dici va bene, sì. Fai due spritz, dai, Antonio, che è il mio amico qua. Sì, offro io, dai, tranquillo, basta che non mi rompi più i coglioni. Dire la verità ed essere veri non sono la stessa cosa, così come dire una bugia ed essere falsi. La nostra verità interiore potrebbe, ad esempio, comprendere il fatto, includere la questione di dire ogni tanto delle bugie. Potrei, ad esempio, asserire che io in realtà sono un virtuoso della tastierina, ma suono male apposta, perché non voglio che nessuno lo sappia. Cioè, non vorrei mai che poi la gente pensasse. Ma va. Sigla.